Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Autorizzata attivazione degli impianti termici fino al 15 aprile. Coronavirus, 50 tamponi alla Maugeri dopo il decesso di una 79enne. Io per Benevento, esposto in procura che apre le indagini sulla gestione dell'emergenza Covid-19. Viminale, sì a camminata genitore figlio, no al jogging. Fucci, Sannio abbandonato, Paolisi e Valle Caudina a contare i morti. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato nella giornata di martedì 31 marzo 30 tamponi, dei quali 7 sono risultati positivi. Di questi 7, 3 rappresentano nuovi casi e 4 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertate. Le 7 positività riguardano 6 pazienti residenti nella provincia di Benevento ed uno residente in altra provincia. Il sindaco Clemente Mastella, alla luce delle avverse condizioni meteorologiche e del conseguente calo delle temperature, ha emanato un'ordinanza che autorizza la prosecuzione dell'attivazione degli impianti termici su tutto il territorio comunale fino al 15 aprile. Sono 50 i tamponi effettuati su pazienti e personale della Fondazione Maugeri di Telese Terme, dove era stata ricoverata dopo un intervento chirurgico in una struttura di Mercogliano per alcuni giorni una signora di 79 anni deceduta all'ospedale San Pio di Benevento e risultata positiva al Covid-19. Sono immediatamente scattate le misure di prevenzione, specie per i 26 pazienti ricoverati nel reparto di cardiologia della struttura, che in totale ne ospita 114, e per una ventina di medici e infermieri del reparto. Appresa la notizia dell'esito positivo al Covid-19 della paziente ricoverata presso la clinica Maugeri di Telese Terme e poi trasportata all'azienda ospedaliera San Pio, ho chiesto con immediatezza al direttore generale dell'ASL e al direttore dell'UOC di Epidemiologia e Prevenzione rassicurazioni al riguardo, eseguendo tamponi al personale medico e sanitario. Così in una nota il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano. Bisogna trasmettere sicurezza e serenità, prosegue la nota del sindaco, attraverso l'esecuzione del tampone faringeo al fine di evitare la possibilità di ulteriori contagi. Gli agenti del commissariato di polizia di Telese Terme e i carabinieri continueranno a presidiare la struttura in via precauzionale, bloccando gli accessi esterni a tutela sia dei pazienti che del personale, oltre che dei loro familiari. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, avvisa che i residenti e domiciliati che per motivi di lavoro, visite mediche, visite ad ammalati o altro, si siano recati presso la struttura sanitaria Istituto Maugeri di Telese Terme negli ultimi 20 giorni, sono tenuti a comunicarlo immediatamente al proprio medico di base e al Comune di Benevento, al numero 0824-772700 o alla PEC, segreteria sindaco @pec.comunebn.it o alla mail gabsindaco@bn@gmail.com per ricevere comunicazioni sui comportamenti da adottare. La popolazione è profondamente provata dalla diffusione del Covid-19 nel territorio provinciale, avvenuta per un'evidente e macroscopica superficialità. Così in una nota Giuseppe Schipani, presidente dell'associazione Io per Benevento, la stessa superficialità che stiamo denunciando dal 4 marzo, ovvero da quando si sono verificati presso l'azienda ospedaliera San Pio i fatti oggetto del nostro primo esposto. Riteniamo che la vicenda di Villa Margherita sia assolutamente da valutare con molta attenzione e considerando tutti gli aspetti. Il danno che si è procurato non può essere sottostimato, il dato numerico dei positivi è oggettivamente, secondo noi, parziale e richiede l'esecuzione di ulteriori controlli, in quanto a nostro avviso non sono stati accertati tutti i casi sospetti. Peraltro, con l'ausilio dell'avvocato Luigi Perifano, esperto in diritto amministrativo e sanitario, stiamo verificando se le autorità e le strutture sanitarie impegnate nella gestione dell'emergenza hanno rispettato i protocolli ministeriali e le misure prescritte a tutela del personale medico ed infermieristico, sia ospedaliero che del 118, esposto in prima linea ai maggiori rischi di contagio.
Il professore associato di origini sannite dell'Università di Washington, USA, Filippo Milano, tra i più quotati ricercatori statunitensi impegnato da anni nella ricerca, è intervenuto nello speciale Medicina 7 dedicato al Covid-19. Nell'intervista realizzata per TV7 dal giornalista Alfredo Salzano, ha parlato del primo caso di coronavirus a Seattle, dei primi tentativi di vaccino e di tanti altri argomenti di natura scientifica e divulgativa. Ascoltiamo un'anticipazione del format Medicina 7. Ci colleghiamo nuovamente con gli Stati Uniti, andiamo a Washington dove incontriamo il professor Filippo Milano, originario del nostro territorio di Benevento, del Sannio, professore associato presso l'Università di Washington, quindi siamo a Seattle. E buonasera Filippo, allora andiamo subito a fare un po' il punto della situazione ricordando che a Seattle c'è stato il primo contagiato negli Stati Uniti, il secondo nel mondo dopo quello che è accaduto in Cina. Per alcuni studi che stiamo facendo sappiamo che il virus muta, ha due mutazioni ogni mese, quindi il virus che è stato ritrovato primo paziente che è morto non aveva abbastanza mutazioni per farci pensare che fosse pervenuto da qualche altra parte. È stata anche la città di riferimento per quello che è il primo vaccino che è approvato dall'NIH, che altro non è che l'Istituto Superiore di Sanità americano, in collaborazione con una biotech farm della zona di Boston chiamata Moderna, hanno creato questo vaccino che in realtà è un vaccino che si basa sul codice genetico virale. In genere i vaccini, Alfredo, si utilizzano pezzi di virus interi o pezzi di virus o virus intero. In questo caso si utilizza il codice genetico del virus e questo vaccino è adesso sperimentato in questo studio di fase 1, fase clinica. Il primo paziente è stato sottoposto al vaccino il 16 marzo, una donna di 42 anni che si è sottoposta volontariamente al vaccino. L'idea è di finire questo trial clinico nel giro di 6 settimane e per poi avere qualche risposta. Ma è importante precisare per gli ascoltatori che i vaccini adesso sono testati per quello che è la sicurezza, non per l'efficacia. Ma bisogna tirare, per utilizzare una metafora calcistica, bisogna tirare in porta molte, molte volte prima di fare gol, capire se quello che stiamo utilizzando come target è il target giusto, ma la prima cosa ancora più importante è sapere che sia sicuro per i cittadini. Il tuo riferimento è a questo farmaco, il tocilizumab, che è utilizzato per l'artrite, ma che in realtà noi utilizziamo in campo oncologico e poi in pazienti che vengono trattati con immunoterapia. Questo farmaco non è che agisce direttamente sul virus, ma agisce sulla componente infiammatoria che si scatena nei nostri polmoni dopo l'infezione virale. Quindi una sorta di palliativo in termini di diminuire l'infiammazione e di diminuire il danno che si crea a livello polmonare. Ora, il discorso è questo. Siamo in una situazione disperata per quello che riguarda le armi a nostre disposizioni, quindi dobbiamo utilizzare farmaci e anche farmaci diversi che non necessariamente si utilizzano per infezioni virali. Il problema di fondo però è farlo sempre in studi clinici controllati e da questo punto di vista va dato merito al sistema sanitario italiano che dopo i primi dati positivi giunti da Napoli per l'utilizzo di questo farmaco ha creato un trial clinico per testare più di 300 pazienti in cui validerà l'efficacia di questo farmaco in un gruppo controllato. Che quando il virus tende a localizzarsi in un posto preciso e si crea una sorta di hotspot, è in genere quelli quando i problemi cominciano a crearsi e soprattutto nelle case di cura, in questo caso Villa Margherita o in altre case di riposo per anziani, in genere ci sono persone che sono più deboli, tra virgolette, più suscettibili ad avere complicazioni correlate all'infezione virale. Il sindaco Clemente Mastella rende noto che il comune di Benevento ha attivato un conto corrente bancario presso il proprio tesoriere Unicredit, nel quale far confluire le donazioni di cittadini e aziende al fine di incrementare le azioni di solidarietà alimentare e di sostegno all'acquisto di beni di prima necessità. I donatori potranno usufruire degli incentivi fiscali disposti dall'articolo 66 del decreto legge. Per partecipare alla raccolta straordinaria è possibile effettuare un bonifico indicando nell'intestazione e nella causale del versamento la dicitura Comune di Benevento, emergenza Covid-19.
In questo momento c'è la necessità di evitare la diffusione del contagio e sottoporre a controlli tutto il personale e i pazienti delle strutture di Villa Margherita a Benevento e della Mogeri di Telese Terme, nonché a coloro che hanno avuto qualche forma di contatto con gli stessi. Così in una nota l'onorevole Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale della Campania. Condivido infatti le legittime preoccupazioni dei sindaci che annoverano tra i loro concittadini alcuni dipendenti in servizio presso le strutture interessate e che in un'istanza indirizzata al prefetto hanno espresso tutta la loro preoccupazione. Ho sentito il presidente De Luca, al quale ho chiesto un particolare interessamento al fine di rassicurare i cittadini sanniti eseguendo il maggior numero di tamponi possibile e proseguire nell'azione rigorosa attivata dalla regione nella gestione dell'emergenza Covid-19. I contagiati sanniti conosciuti sono già 73, mentre si sconoscono gli esiti di molti altri tamponi praticati a persone del Sannio. Così in una nota Vittorio Fucci, già assessore regionale e presidente di Progetto Sannio. Il Sannio supera Caserta nel rapporto tra contagi e numeri di abitanti, continua. È terrificante percepire la disperazione del sindaco di Paolisi, il caro amico Umberto Maietta, che addirittura denuncia di non essere stato risposto al telefono dalle preposte autorità sanitarie, chiamate al fine di concordare ed attivare le necessarie misure di prevenzione sul territorio. Ebbene, nonostante una drammatica situazione di emergenza sanitaria per il diffondersi dell'epidemia nel comune di Paolisi e nella Valle Caudina, il presidente De Luca, le autorità sanitarie del Sannio e le istituzioni provinciali restano assurdamente silenziose. Una provincia, quella sannita, come ho già denunciato da tempo e da anni, per tanti altri problemi, abbandonata a se stessa dalla regione. Mancano posti di terapia intensiva, non vengono riaperte strutture ospedaliere, non si è provveduti tempestivamente a fare azioni di prevenzione con i tamponi e si sconoscono gli esiti di quelli che già sono stati fatti ad oltre 120 sanniti. Che cosa bisogna attendere ancora? Conclude il presidente di Progetto Sannio. Forse che il Sannio abbia il maggior numero di contagiati e di morti nella regione Campania. Gli assessori Carmen Coppola e Raffaele Romano rendono noto che, nonostante le difficoltà ad acquisire il complessivo quantitativo di 20.000 mascherine, è già iniziata la distribuzione di un primo lotto di presidi sanitari, privilegiando le categorie professionali che operano nel settore sanitario e le associazioni e organizzazioni che svolgono prevalentemente un'attività di assistenza e sostengono le categorie più svantaggiate. Bandiere a mezz'asta in tutta Italia per commemorare le vittime dell'epidemia coronavirus, che ad oggi sono oltre 11.000. Un'iniziativa che ha portato in strada, per un minuto di silenzio, i sindaci di 8.000 comuni e le autorità italiane. Tutto il paese si è fermato alle 12 in segno di cordoglio per i lutti nazionali da Covid-19. Ascoltiamo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Accogliendo l'invito del presidente nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani, tutti noi sindaci italiani, che siamo quelli dediti in misura già particolare e per i quali andrebbero tolte le sanzioni penali che affliggono l'attività amministrativa e tutte le pastoie, i controlli, l'ANAC e quanto altro che insomma infastidiscono la prassi buona e costante che in queste circostanze invece finiscono per annebbiare e ottundere le capacità operative da parte degli amministratori e della pubblica amministrazione. Io faccio un minuto di raccoglimento per le vittime, a ricordo anche delle famiglie. Nel contesto dell'emergenza sanitaria causata da Covid-19, l'unità produttiva Nestlé Buitoni ha donato 100.000 euro all'azienda ospedaliera San Pio di Benevento per consentire alla struttura l'acquisto di attrezzature e dispositivi medici che possano contribuire a potenziare le attività di cura e assistenza dei pazienti Covid-19. È da intendersi consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. Lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per chiarimenti sui divieti di assembramento e spostamenti. L'attività motoria, generalmente consentita, precisa il testo, non va intesa come equivalente all'attività sportiva, tipo jogging, possibile invece camminare in prossimità della propria abitazione.
Considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell'Interno relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle, dice il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Si ignora tra l'altro che vi sono realtà del paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia per una settimana di rilassamento anticipato di provocare una impennata del contagio. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dunque ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging. Ribadisco contestualmente che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale. 400 mascherine igieniche antipolvere per uso professionale sono state recapitate al reparto di neuro-oncologia dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze da parte dell'associazione Il Sorriso di Mario, il ricordo di Mario Zerella Onlus. L'emergenza epidemiologica in corso per il Covid-19 ha mobilitato una grande ondata di solidarietà e per questo l'associazione, che sostiene da anni la struttura di eccellenza toscana, ha voluto dare il suo contributo. Un nuovo passaggio di sanificazione e disinfestazione della città di Benevento viene effettuato da parte degli operatori del servizio forestazione della provincia, d'intesa con il supporto dell'ASIA, l'azienda di igiene ambientale. Obiettivi dei rinnovati interventi sono stati i presidi ospedalieri e sanitari e le aree limitrofe. Nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, i competenti organi regionali hanno sollecitato le strutture sanitarie insistenti sui rispettivi territori ad attivarsi per individuare nuovi posti letto di terapia intensiva, subintensive, di malattie infettive, nonché potenziare le attività clinico-assistenziali così da far fronte al crescente numero di contagi e ricoveri. Vi è urgenza e necessità di provvedere all'individuazione ad horas di personale dirigenziale che possa garantire il buon andamento delle attività e rafforzare gli organici esistenti nelle richiamate strutture sanitarie. Si raccolgono dunque domande di partecipazione alla selezione per medici specialisti e specializzandi dell'ultimo penultimo anno nelle discipline anestesia e rianimazione, medicina interna, medicina d'urgenza, pneumologia, malattie dell'apparato respiratorio, infettivologia, pediatria, neonatologia, radiologia e medicina di laboratorio. Tutte le informazioni sono presenti sul sito internet del Fate Bene Fratelli. Clemente Mastella e Sandra Lonardo hanno donato a titolo personale all'ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fate Bene Fratelli, materiale per gli operatori sanitari. In particolare si tratta di 150 mascherine FFP2 e FFP1 utili per la sicurezza dei dipendenti, di cui l'approvvigionamento in questo particolare momento storico è più difficile. L'amministrazione dell'ospedale ha ringraziato il sindaco di Benevento e la sua consorte per la sensibilità dimostrata nei confronti della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha contattato il consigliere alla sanità della regione, Enrico Coscioni, per chiedere un suo intervento relativamente al persistente blocco della dogana che priva le strutture sanitarie locali di adeguate protezioni. A seguito del colloquio intercorso con il sindaco Mastella, il consigliere Coscione ha disposto l'immediato invio all'ASL di Benevento di 400 mascherine FFP2 da destinare al personale di Villa Margherita. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ringrazia il consiglio notarile distrettuale, il presidente notaio Ambrogio Romano, che in merito ai protesti cambiari ha inviato la comunicazione dove in pratica il consiglio notarile sollecita ai notai del territorio la normativamente prescritta astensione dall'istituzionale attività di levatura dei protesti sino al persistere dei correnti termini di sospensione della stessa, condividendo l'auspicio che possa non ledere le legittime aspettative dei soggetti creditori. Pronto intervento dei vigili del fuoco per un'auto andata in fiamme. Infatti un automobilista stava transitando lungo la strada che conduce al castello di Montesarchio quando ha visto fuoriuscire del fumo dal vano motore della sua Smart. Ha immediatamente arrestato il veicolo uscendo indenne dall'abitacolo mentre l'auto in poco tempo è andata a fuoco. Il rogo che si è scatenato ha distrutto la vettura completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento di Bonea le hanno domate. Da accertare le cause, probabile un cortocircuito al motore.
Il presidente della provincia di Benevento Di Maria ha approvato il progetto esecutivo elaborato dal servizio forestazione a favore delle aree verde pubblico nei territori dei comuni di competenza dell'ente. L'intervento, che mobilita risorse per complessivi 300.000 euro messi a disposizione dal documento esecutivo di programmazione forestale della regione, si è reso necessario per garantire la tenuta dell'occupazione nel settore forestale in un momento così difficile quale quello che sta attraversando il paese. La direzione dei punti vendita Primi Anni, con sede a Benevento ed Avellino, comunica all'aspettabile clientela che anche con il decreto per il Covid-19 resteranno regolarmente aperti, in quanto negozi con vendita di prodotti di prima necessità, tra cui latte, pannolini, detergenti omogeneizzati. Primi Anni, gli store di mamma e papà, a Benevento in via Castella, ad Avellino in viale Italia, sempre al tuo fianco. Prosegue il progetto enogastronomico del gruppo editoriale di TV7, nato nel 2012 con una nuova rubrica, A tavola con TV7. Si tratta di un nuovissimo format che vi consente di diventare protagonisti con le vostre ricette e pietanze preferite, inviando alla nostra redazione video e foto tra i fornelli. Proponete i vostri piatti finiti o in corso di realizzazione, scrivete le ricette e le vostre idee per renderle più buone con l'ingrediente segreto. Date spazio al cibo e alla fantasia e sarete gli attori della nostra nuova rubrica A tavola con TV7. I vostri contenuti saranno trasmessi in TV, pubblicati sul sito e sulle pagine social Facebook ed Instagram. Inviate foto e video ai seguenti indirizzi: info@tv7.net, messenger della nostra pagina Facebook TV7 Benevento oppure al numero WhatsApp 328 13 47 482. Cucina con TV7 e tutti a tavola assieme. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.